Benvenuti a tutti e vi do il benvenuto da parte della Scuola Holden. Siamo molto felici di avere di nuovo Dario qui con noi e Nicolò e siamo molto ansiosi di sentire questa sessione che vogliono condividere con noi. La lezione va anche in streaming sul nostro sito e sul sito di Telecom Italia, che è partner tecnologico della Scuola Holden. Buon divertimento, buona serata. Buon pomeriggio a tutti voi, come vedete abbiamo indossato occhiaie da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Ciao. Ma sembriamo più i Blues Brothers. Non lo so se ci siamo riusciti però. Ma secondo me sì. Ci siamo riusciti. Alla grande, lo vedi come sono tutti attratti dal nostro sintomatico mistero. Proprio li vedo, è un carisma naturale il nostro, però io me li caccio subito perché non vedo nulla, quindi... Io mi sono preparato e quindi voglio perdere il mio sintomatico mistero e ritorno okay. Tra voi. Signori, e oggi parleremo, ovviamente senza averne alcuna competenza, del disco La voce del padrone di Franco Battiato. Perché, innanzitutto? Questa è la domanda che di solito si fanno spesso le persone, soprattutto tipo quando pubblico un disco. Dico, Dario Brunoi ha pubblicato un nuovo disco, di solito la reazione è perché? Anche in questo caso c'è un perché. Il tema della giornata è un'ossessione, quindi quando i ragazzi della Holden mi hanno chiesto un intervento mi hanno detto il tema è l'ossessione, un'ossessione per qualsiasi cosa, quindi poteva essere per un autore, per un libro, per un disco, per qualsiasi cosa. Ho scelto La voce del padrone perché in qualche modo è un disco che rappresenta per me un punto d'arrivo in una visione musicale che coniuga alto e basso, musica leggera e musica d'autore, impegno e leggerezza. Penso che questo disco le condensi tutto e che sia soprattutto un disco che ha la grande capacità di avere più piani di lettura. E ho detto ossessione perché è tornato ciclicamente nella mia esistenza e penso, insomma, per chi è nato come me alla fine degli anni 70, sì, sono del 77 anche se sembro molto più giovane, e questo disco è stato un disco che per me e penso per tanti altri miei coetanei è un disco che si incontra da bambino, che io ho incontrato da bambino, andava tantissimo nella macchina dei miei ed era un disco per me molto divertente perché ricordo soprattutto Cucurucucu Paloma, Centro di Gravità Permanente, Bandiera Bianca in particolar modo, perché aveva degli elementi rimandano appunto a più piani di lettura, dal piano più superficiale, che è quello, diciamo, spiccatamente pop del disco, un disco che si presenta quindi con delle caratteristiche semplici all'apparenza, quindi addirittura melodie molto accattivanti, un ritmo interno molto, molto presente, quindi anche in alcuni casi ballabile, e poi la stravaganza di questa voce e soprattutto di tutti questi riferimenti testuali che facevano di quella cosa una cosa mai sentita. Però ripeto, da bambino mi colpiva moltissimo questa cosa, unita anche alla stravaganza del personaggio, che aveva anche una sua immagine fortissima e fu uno anche degli elementi, no, moderni di Battiato. Tra l'altro arrivò... Però parla quando ti do io la parola, non sì, è che... Sì. No, siccome mi hai, mi hai dato la parola con gli occhi, no? Comunque c'è da dire pure che fu sorprendente, insomma, il cambio poi che fece Battiato, passando da una musica totalmente... che virava verso l'avanguardia fino a, insomma, concentrare sia quello che era il suo passato, appunto quello della musica elettronica molto sperimentale che guardava appunto verso orizzonti classici più di musica impegnata, e poi
così, da un punto nessuno se l'aspettava, esce fuori prima l'era del cinghiale bianco, poi Patriots, e alla fine la somma un po' di questi due dischi, perché poi riesce proprio a raggiungere forse la perfezione a livello formale e linguistica in quello, nella voce del padrone. Quindi, cioè, per chi, penso, per chi viveva all'epoca questa cosa, cioè, fu abbastanza strano. È come se Dario ad un certo punto comincia a fare, non lo so, un Stockhausen, si mette a fare queste cose così. E il risultato sarebbe veramente sorprendente, tra l'altro. Ne sono sicuro. Sì, in effetti, secondo questo disco, ripeto, io sono partito da un piano di lettura che è quello più superficiale. Più si entra in profondità, più si fanno delle scoperte preziose. Ed è quello che è capitato a me, penso sia capitato, poi ne abbiamo parlato, quindi non è vero che penso, lo so perché ne abbiamo parlato già. È successo anche a Nicolò, cioè lo incontri da bambino, lo rincontri da ragazzo, diciamo, io l'ho ripreso in considerazione intorno ai 20 anni, quando mi cominciavo ad interessare molto all'aspetto della produzione musicale. C'è stato un periodo in cui dallo strumento, io sono, lo dicevo ieri a chi c'era, sono partito con una passione molto legata allo strumento, alla chitarra, ed ero un amante proprio del chitarrismo anche tamarro. A un certo punto mi sono stufato di quel tipo di attitudine, che sembrava più una palestra che non un discorso legato al sentimento, alla sensazione, alle emozioni, e ho cominciato a lavorare sull'aspetto della produzione musicale, quindi come si concepisce un disco, come si registra, anche perché in quegli anni cominciavano ad aumentare le tecnologie legate all'home recording, alla possibilità di registrare a casa, quindi finalmente non si doveva andare per forza in studio per registrare un disco, per capire come si registra un disco, che è una cosa meravigliosa in quanto ti permette di aprire nuovi spazi anche a livello compositivo. Quando avevo 20 anni ho riascoltato La voce del padrone con l'orecchio di chi sta attento ai suoni, perché è un disco che comunque, seppur con un'ossatura principale che è quella di una, no, di una band rock, no, nel senso basso, batterie, chitarre, tastiere, nasconde poi una serie di elementi, nasconde, insomma, alla fine sono anche abbastanza palesi, degli elementi davvero preziosi che si incastrano con quello che è questa ossatura principale. Sì. Sicuramente un altro piano di lettura che per me è arrivato ancora in età più adulta è quello testuale, che se all'inizio poteva sembrare un insieme di stravaganze, anche di nonsense, no? Quando lo ascoltavo da ragazzo, invece acquista tutto un altro, un'altra dimensione, quando capisco che dietro quel tipo di approccio testuale e anche dietro quelle parole che mi sembravano così strane da piccolo, c'era in realtà qualcosa, e questo l'ho capito incontrando le idee di Gurdjieff, di questo pensatore, di questo uomo straordinario dei primi del Novecento, che sono condensati in un libro che c'è tantissimo sia nel Battiato, nella produzione del Battiato generale, sia proprio nella voce del padrone. E quindi questo è un altro piano di lettura, quindi lo vedremo magari nel corso dell'incontro. Come diceva Nicolò, quest'opera però acquisisce una grande importanza se si pensa alla sua collocazione nel tempo, cioè nel suo tempo, ma anche appunto a quello che, a cui faceva riferimento Nicolò, che è il percorso di Battiato, che parte come inizialmente un cantante anche di roba beat, no? C'è una sua apparizione, non so se l'avete mai vista, c'è su YouTube una sua apparizione, una trasmissione con Gabber, dove fa un pezzo beat, La Torre mi pare che si chiama, sì, si chiama il pezzo. Da lì capisce che non è il suo mondo ed entra in una sorta di isolamento da quel mondo, ovviamente, e comincia un percorso di sperimentazione che lo porterà... Tra l'altro un aneddoto, praticamente lui riceveva un premio in Sicilia riguardo a una cosa antimafia che non ricordo bene, però qualcuno gli chiese, che è Donato, il tastierista che suona con me, che
Sì, alla di chiese seconda... praticamente di Gurdjieff, me lo disse ieri questo. Lui tende totalmente a non volerne parlare, però l'unica cosa che rispose, almeno così mi è stato riferito, è andai in Afghanistan e scoprì una nuova parte di me. Punto. Punto. Questo disse, battiato a proposito del suo cambiamento all'epoca. Quindi forse non sapremo mai cosa successe davvero, però ci possiamo provare. Sì, ma poi insomma per noi in questo momento, lo voglio dire, non è che noi siamo esperti, non siamo esperti di niente, diciamo. Noi abbiamo, diciamo, vantiamo un'ignoranza enciclopedica, nel senso che di cose di cui voi ne sapete niente, noi ne sappiamo ancora di meno. Però cerchiamo di dare, almeno io cerco, poi Nicolò non lo so, di dare quello che può essere stata un po' una cosa, diciamo, un mix fra cosa oggettiva e quello che ho interpretato io, perché è pur vero che l'opera poi può essere soggetta a interpretazioni, e tutto quello che magari diremo in realtà non era neanche nelle intenzioni dell'autore, ma non credo proprio che in questo caso sia così. E comunque, in questa parabola che lo porta alla sperimentazione e a essere anche uno dei punti di riferimento di questo mondo, Battiato pubblica una serie di dischi. Ad un certo punto comincia a sentire forte l'urgenza di un cambiamento che lo porta a subire la fascinazione della canzonetta. Lui, mi sono segnato delle cose perché sono molto più esemplificative di quello che vi posso dire io, dice in alcune interviste: ho passato anni interi seduto al pianoforte a studiare, a cercare nuove idee. Per me la musica era il fine, oggi è il mezzo. E questa la trovo una frase molto importante per capire il suo percorso dall'era del cinghiale bianco in poi. Quando cambi prospettive in modo così radicale, anche attraverso una forma così semplice e comunicativa come la canzone, puoi dire quello che vuoi. Aggiunge: sono stato letteralmente catturato da questa microstruttura che è la canzonetta, con i suoi 3 minuti che devono racchiudere un'opera completa. E aggiunge anche molto onestamente: forse era il caso di provare a guadagnare un po' di soldi, che la trovo comunque una cosa coerente anche con quello che è il tema e quello che è racchiuso nel disco. E una cosa molto interessante, finisco le citazioni scritte, che dice Battiato, e che secondo me può essere molto interessante soprattutto se calato nella realtà odierna, dice: io non ho cantato il loro mondo, riferendosi al pubblico. Queste sono tutte dichiarazioni ovviamente posteriori a quello che succederà alla voce del padrone. Ho cantato il mio mondo con il loro linguaggio, usando la cornice della canzonetta. Voglio vendere, non svendermi. In questo senso queste frasi, secondo me, chiariscono perfettamente quella che poteva essere la condizione in cui lui si trova quando comincia questa serie di dischi, che si possono vedere come un unicum all'interno della sua produzione e che appunto culminano nella Voce del Padrone. La Voce del Padrone è un disco che ha avuto un clamoroso successo, è stato il primo disco a superare il milione di copie vendute, e considerando il tipo di opera e il tipo di personaggio che era Battiato, è un risultato stupefacente, quindi che ci dice anche di un'Italia che evidentemente si trovava in un momento storico in cui era aperta a qualcosa di differente rispetto a quello che aveva sentito in passato. Tra l'altro Battiato in quel periodo aveva avuto già un suo successo scrivendo per Alice, che aveva vinto il Festival di Sanremo, quindi questa sua incursione nel mondo popolare è subito... gli frutta subito un grande successo. Partendo dal disco, si può dire che il pezzo apripista, che è Summer on a Solitary Beach, è già in qualche modo un condensato di tutto quello che sarà, perché è un pezzo molto accattivante da un punto di vista melodico, con delle sonorità interessanti, soprattutto con una struttura, voi lo conoscerete sicuramente, con una struttura abbastanza particolare in cui, diciamo così, ad un primo ascolto spicca subito all'orecchio il fatto che ci sia questo ritornello sospeso con una strofa che invece è molto andante, che è un meccanismo che
Battiato è Pio, che è il suo, non padre, ma giusto. Io mi riferisco a padre Pio, lui aveva giusto. Sì, era un meccanismo, diciamo, di arrangiamento che in qualche modo portava una forma di innovazione della canzone italiana e che ha una sua funzione per contrasto molto, secondo me, molto interessante da analizzare. Lui tra l'altro dichiarò che voleva, insomma, descrivere una sorta di spiaggia metafisica. Questo è, insomma, l'atmosfera che voleva. Diciamo che era la sua Guardia 82, dai, mettiamola, sì, mettiamola così. La mia era una spiaggia fisica. Poi secondo me si sente anche tipo la Sicilia in sta canzone qua, essendo io. Vabbè, essendo siciliano facciamo pieco campanilismo. Esatto, facciamo un po' di campanilismo e qua Torino, tra l'altro. Vi renderete conto da questa nostra esecuzione di come sia veramente difficoltoso affrontare le canzoni di Battiato. Anche questo secondo me è un elemento interessante della sua produzione, cioè all'apparenza queste canzonette, fra virgolette, potrebbero sembrare cose semplici, no? Una persona così. Aspettate un attimo. Tieni. Sto perdendo tempo perché sono terrorizzato da quello che stiamo facendo. Sto mettendo proprio le mani avanti in maniera vergognosa. Sì, c'è da dire che il pezzo originale ha un tempo complicatissimo, che ovviamente con due chitarre non rende. Bravo, perché metti le mani avanti ancora. Sì. No, perché. Ma perché, perché la stiamo facendo? Io dico, Vabbè, cioè, noi l'abbiamo. Perché uno si deve rovinare con le proprie mani quando benissimo potevamo parlare, andava bene, facciamo perché sentire. Siamo masochisti. E siamo anche presuntuosi, e questo fa sempre, esatto, bene. Ok, sembra una solitary beach. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Pomeriggio, quando il sole ci nutriva, di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Negare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Wonderful summer on a solitary beach against the sea, le grand hotel cigar magique, mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare,
mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Grazie. Grazie mille. Ora avete anche capito perché ho chiesto a Nicolò di accompagnarmi in questa giornata, perché a parte che seriamente penso che sia tra i personaggi attuali quello che in qualche modo abbia dei link con quello che faceva Battiato, poi è in grado di fare queste note acute che io non riuscirei mai a fare neanche sotto tortura o castrazione. Bravo, mi è piaciuto molto. Grazie. Sei stato... grazie. Entrando un pochettino più nel disco, quali sono gli elementi che facendo una prima analisi risultano vincenti e convincenti? Da una parte, appunto, l'abbiamo detto prima, questa attitudine pop a livello musicale, canzoni molto accattivanti, anche semplici da un punto di vista della struttura, però ripeto, come capita anche magari per il buon Battisti, sono canzoni semplici ma affrontarle è molto molto doloroso, quindi è evidente che anche quello fa poi dell'artista, no? Crea un po' la sacralità dell'artista, il fatto che sia una voce unica, un modo unico di interpretare delle cose. E l'altro elemento è sicuramente quello testuale, in cui spicca questo diciamo, gioco, c'è diciamo, la caratterizzazione del gioco linguistico, anche di una grande ironia, che per quanto insomma ci sia questa idea del Battiato, no, come mostro sacro, serio, sicuramente in questo disco, sia da un punto di vista dell'immagine, di come poi declinerà questa cosa nei videoclip, nelle sue ospitate televisive, che se non avete visto vi invito a guardare perché sono dei piccoli capolavori, c'è anche proprio dell'ironia all'interno, un'ironia dissacrante all'interno del disco, anche lo stesso anche, giochino degli occhiali da sole. Sì, anche molta autoironia, per dire, quando canta Cucurucucu Paloma in un disco, no, nell'era del cinghiale bianco, lui cantava c'è chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma, che era tutto un po' una presa in giro sul momento storico italiano, no? Quindi lui si prende in giro a sua volta cantandola e citando tra l'altro pure una canzone spagnola. Sì, diciamo che l'ironia di Battiato, il suo sarcasmo più che altro, è meglio definirlo così, nei testi è declinato su una contemporaneità che in cui lui tra l'altro utilizza le stesse figure, appunto quello che vi dicevo prima, cioè utilizzare il linguaggio che va in quel momento per dire delle cose proprie e anche per bacchettarle in qualche modo, quindi il disco è pieno di riferimenti a cose che non gli vanno giù, in particolar modo Alan Sorrenti, a parte tra l'altro mi sa che fu una critica, perché lui faceva Sorrenti, cioè musica progressive, sperimentale, e poi fece Figli delle Stelle, no? E lui lo criticò, e siamo figli delle stelle e pronipoti di Sua Maestà, Sua Maestà il Denaro. Il Denaro, sì, probabilmente c'era anche una,
Nel percorso che io posso intravedere, questa è una mia interpretazione personale, c'era anche una sua difficoltà personale nell'affrontare questa nuova avventura in cui probabilmente una parte di sé stava remando contro, e quindi forse queste parole erano anche una voce di autocritica rispetto a quello che lui stava facendo, anche perché, ripeto, poi lo vedremo nella parte finale, che è quella in cui secondo me si capisce ancora di più il disegno dietro al disco e dietro in generale, secondo me, alla produzione di Battiato. Fa parte di quella di quei concetti gurdjieffiani di io molteplici all'interno di una stessa persona. L'invettiva quindi all'edonismo imperante in quei primi anni Ottanta è un'invettiva che viene declinata in svariati modi e che secondo me è anche stato il motivo del successo, perché come anche oggi, no, siamo tutti in qualche modo influenzati da questo contesto di comunicazione a tutti i costi, però allo stesso tempo, anche se lo utilizzi, cioè, per dire, mi capita molte volte che le persone vengono a chiedere la foto vergognandosi di farla, no? Quindi comunque la gente fa, oh, mi vergogno molto di questa cosa, poi ce la facciamo una foto. Quindi è evidente che c'è un contrasto sempre vivo tra quella che è la nostra individualità e il fatto comunque che siamo calati in un contesto e in qualche modo, seppur una parte di noi rimane critica, poi ci muoviamo in maniera acritica. Penso che Battiato abbia colpito nel segno, perché la gente, anche se era completamente imbevuta di questa di questo ottimismo reganiano, era comunque anche critica, perché veniva da un periodo che erano stati 70. Quindi secondo me questo attrito è anche uno dei motivi del successo dei suoi testi. Oltre ad una serie di citazioni disseminate da citazioni alte, appunto lui faceva l'esempio di Alan Sorrenti, ma c'è dentro dai Doors, ai Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan, poi vabbè, Adorno, c'è una Gurdjieff sicuramente tantissimo, quindi una serie di cose che comunque già avevano un appeal perché già sentite, quindi una forma che poi andrà molto in voga soprattutto fra questi cantautori moderni che non valgono niente e che citano rubando palesemente dal passato sperando nell'ignoranza del pubblico attuale. Questo, esatto, secondo me è una cosa... Hai proprio fotografato un periodo storico, bravo. Un periodo storico. Un'altra cosa che secondo me ne ha decretato il successo, che per me almeno, per me rappresenta una forma di valore, è proprio il modo moderno in cui viene presentata la cosa, quindi il linguaggio, l'immagine, i testi, il tipo di linguaggio musicale, che comunque è un linguaggio che sta molto negli anni Ottanta, e ovviamente la capacità, con quel modo di scrivere un testo che va bene per il 1981, che è l'anno di pubblicazione della Voce del Padrone, ma va benissimo anche per il 2014 e penso possa andare bene anche nel 2088, e ve lo dirò perché ci voglio essere. In questo senso, una canzone che noi abbiamo scelto di fare, che però non ci viene molto bene perché è troppo alta per la mia voce, io te lo dico, non hai voluto, cioè, cambiare proprio, tonale, non comunque voluto... tu partiamo sì, sempre di stage, a meno 10 sì, sì, perché così l'aspettativa è bassa e loro sono contenti pure, capito, esatto, anche sì, se tu fai una cosa così dice, ma alla fine Bruno, cioè, esatto, e se viene male dicono tanto l'avevano detto questo che è un paraculismo, esatto, proprio incredibile, esatto. Tra l'altro siamo in streaming, quindi questa cosa poi subito, questo contenuto andrà cancellato. Penso... Io sono realmente terribile. Il pezzo è Sentimento Nuovo, che è un pezzo in realtà che si stacca completamente, quindi lo facciamo perché rispetto a quello che abbiamo detto è un pezzo che lui ha definito come riempitivo e ci piace presentarlo proprio per far capire che anche quando lavora così a tavolino, perché sembrerebbe un pezzo per come l'ha presentato lui a tavolino, in realtà riesce a scrivere una canzone meravigliosa, ed è anche uno dei pochissimi esempi in Battiato di un canto sull'amor carnale. Esatto, ne esistono praticamente due. Una è Stranizza d'amori, che è in L'era del cinghiale bianco, che è una delle pochissime canzoni realmente d'amore
di Battiato, anche perché le altre sono amore fino a un certo punto, cioè si va verso un amore appunto metafisico, per dire la cura viene presa come canzone puramente sentimentale, ma è un sentimento verso l'ascensione, direi, anche se poi l'abbiamo interpretata tutti come la dedico alla mia ragazza, ma non era quello il senso. No, ma probabilmente rientra nel discorso, è come ti vengo a cercare. Comunque esatto. La cosa meravigliosa è proprio quella, che la puoi interpretare secondo piani di lettura, secondo livelli differenti. Il pezzo è Sentimento Nuovo. Essi un sentimento nuovo che mi tiene alta la vita, la passione nella gola, l'eros che si fa parola. Le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Oh, 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 oh. Ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Tutti i muscoli del corpo pronti per l'accoppiamento, nel Giappone delle geishe si abbandonano all'amore. Le tue strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, il salta pornografica dei greci e dei latini. La tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Oh, 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 oh. Ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Oh, oh, oh. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Oh, oh, oh. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Grazie. Ma se ci collina quella ci sta. Ok. A questo punto, secondo me, è interessante arrivare a quello che per me è stato, almeno per me, è l'attuale piano di lettura del disco, quindi
tengo in conto che ce ne possano essere altri nel corso della vita, che è appunto questa figura di Gurdjieff, in particolar modo legata ad un libro che in realtà non ha scritto Gurdjieff, personaggio, ripeto, che entra nella nostra cultura grazie a Uspensky, che è stato, diciamo, definiamolo un suo discepolo, che ha riportato in questo libro, che è questo qui, Frammenti di un insegnamento sconosciuto, ha riportato in maniera molto precisa, molto netta, anche con una... lo so, mo comincia per i bambini è tosta, pure per i grandi. le idee di questo pensatore, come lo vogliamo chiamare, di questo maestro, in realtà sarebbe la parola corretta, idee che avranno una grande influenza e che attualmente hanno influenza su alcune scuole, che sono chiamate scuole di quarta via, perché le idee si riferiscono a una quarta via, e che è un sistema, diciamo, è sbagliato dire un sistema filosofico, è un sistema di idee, perché non è solamente un approccio puramente intellettuale. La lettura di questo libro è una lettura che ha un suo fascino da un punto di vista strettamente intellettuale, ma in realtà prevede poi un percorso che ha molti punti di contatto con quella che è l'idea delle filosofie orientali di percorso interiore ed evolutivo dell'uomo, che prevedono quindi un'attività reale, concreta, una scuola, un maestro, delle persone che si incontrano, un gruppo di lavoro. Quindi c'è sicuramente, ha un suo fascino come libro, e prevede però che, perché le idee non rimangano soltanto, diciamo, strettamente intellettuali, prevede anche un percorso. Percorso che io, devo dire la verità, non so se Battiato ha fatto, so che ha sicuramente frequentato, ha conosciuto, ha incontrato, ma nella vita di Battiato è molto forte l'idea di un percorso che lui comunque ha portato avanti, non solo questo, anche, diciamo, la fascinazione delle filosofie orientali, del sufismo, del buddismo. E so sicuramente, perché lo dice spesso, che fa pratica meditativa, quindi in qualche modo ci sono delle idee, ma c'è anche in realtà la declinazione di una vita che dovrebbe essere orientata a queste cose qui. Per me questa cosa ha avuto un fascino strettamente intellettuale, nel senso, non ho mai poi avuto quello che io penso sia il coraggio di trasformare queste idee in attività pratica, però sicuramente mi ha dato la possibilità, tornando a noi e al nostro incontro, di capire meglio che cosa volevano dire, da dove venivano quei concetti che per me potevano essere, no, delle parole messe lì a caso. Lo stesso Battiato prendeva in giro, mi pare, tipo, quando gli chiesero che vuol dire, che cos'è il centro di gravità permanente, lui disse: conoscevo una mia amica che voleva andare da un parrucchiere per farsi la permanente, ho scritto questa cosa qua, ma ovviamente rientrava in una presa in giro. I riferimenti a Gurdjieff sono tanti. Innanzitutto la voce del padrone, già il titolo è un concetto contenuto in questo libro. Centro di gravità permanente è un concetto contenuto in questo libro. Falsa personalità, per esempio, che lui dice in Segnali di vita, i pensieri associativi, il concetto stesso di evoluzione, okay, che è un concetto gurdjieffiano, cioè l'evoluzione interiore dell'uomo. Non vi starò a spiegare perché non sono un esperto, quindi e soprattutto quando queste cose le dici le banalizzi in un modo vergognoso, non ne ho quindi intenzione, anche per non tediarvi, però penso sia interessante un passaggio di questo libro che io vorrei leggere. È un passaggio breve, sono 380 pagine, però è molto importante che le leggiamo proprio tutte dall'inizio, certo, alla fine. Se vuoi ti faccio la colonna sonora su un solo accordo in diminuita. Esatto, okay. Se vuoi, sì, se vuoi buttarla così a cagnara, va bene. Il concetto che mi sta a cuore, perché può essere anche interessante così, perché vi ripeto, l'ho detto ieri e lo ripeto, negli incontri che si fanno con me,
ma oggi anche perché c'è Carnesi, le persone di solito da questi incontri escono veramente, cioè un arricchimento umano e professionale di livello superiore, quindi ve lo dico, non sarete più gli stessi. Questo passaggio però è molto importante, perché secondo me chiarisce tantissimo non solo di questo disco, ma di Battiato, e può essere interessante anche per voi, per approfondire Gurdjieff. Uno dei più gravi errori dell'uomo, diceva Gurdjieff, quello che deve essergli costantemente ricordato, è la sua illusione riguardo al suo io. L'uomo così come lo conosciamo, l'uomo macchina, l'uomo che non può fare, per il quale e attraverso il quale tutto accade, non può avere un io permanente ed unico. Il suo io cambia velocemente come i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi umori, ed egli commette un errore profondo quando si considera come se fosse sempre una sola e stessa persona. In realtà egli è sempre una persona differente, non è mai quello che era un momento prima. L'uomo non ha un io permanente ed immutabile. Ogni pensiero, ogni umore, ogni desiderio, ogni sensazione dice io. E ogni volta sembra doversi ritenere certo che questo io appartiene alla totalità dell'uomo, all'uomo intero, e che un pensiero, un desiderio, un'avversione sono l'espressione di questa totalità. In realtà nessuna prova può essere portata per convalidare questa affermazione. Ogni pensiero dell'uomo, ognuno dei suoi desideri, si manifesta e vive in modo completamente indipendente e separato dalla sua totalità. E la totalità dell'uomo non si esprime mai, per la semplice ragione che non esiste come tale, salvo che fisicamente, come corpo, come una cosa, ed astrattamente come un concetto, il concetto dell'io. L'uomo quindi non ha un io individuale, al suo posto vi sono centinaia e migliaia di piccoli io separati che il più delle volte si ignorano, non hanno alcuna relazione. Ad ogni attimo, ad ogni momento, l'uomo dice o pensa io, ed ogni volta il suo io è differente. Un attimo fa era un pensiero, ora è un desiderio, poi una sensazione, poi un altro pensiero, e così via, senza fine. L'uomo è una pluralità. Il nome dell'uomo è legione. Rendiamo grazie a Dio. Amen. Salmo responsoriale. In questo passaggio, che non so se vi ho letto in modo da catturarvi o da annoiarvi, c'è il condensato di una serie di concetti che, se vogliamo, noi abbiamo più avuto sotto mano con Pirandello, no? Cioè, c'è molto di quello che può essere contenuto nella filosofia pirandelliana, ed è la base di partenza di un sistema che poi si declina in libro. I primi sei capitoli sono abbastanza masticabili, il resto comincia tutta una parte cosmologica che insomma è abbastanza tosta, però diciamo che la cosa che mi interessa per quanto riguarda il disco di Battiato è che secondo me l'opera non solo è gurdjieffiana nella sua nel fatto che cita direttamente Gurdjieff, ma lo è anche proprio nella sua espressione, nel senso che prende forma, a mio avviso, questa è una mia, potrebbe non essere così, prende forma anche nei testi una visione che è molto legata a questo alternarsi di io. Quindi i testi, che sembrano così immagini non legate, in realtà sono molto più fotografia oggettiva di quello che accade nella nostra mente. Io non so se qualcuno di voi ha fatto meditazione nella propria vita, però se hai fatto meditazione ed hai osservato quello che stavi pensando, quello che pensi è molto vicino ad un testo di Battiato. Cioè è un alternarsi di pensieri, desideri, sensazioni che a volte non hanno nessuna relazione l'una con l'altra. E più entri in meditazione, più questa cosa ti appare agli occhi, cioè più riesci ad osservare questi pensieri e non ti abbandoni solo al primo che ti viene in mente, che è quello che ti sta guidando in quel momento, più ti rendi conto di come ci sia questo rumore di fondo clamoroso nella tua testa che è fatto da tutta questa serie di cose. Quindi la cosa che mi ha colpito è non solo che mi sta dando dei riferimenti, quindi mi sta dicendo guarda che non sto dicendo una cosa così, ti sto dando un input, poi come diceva lui, no, magari se glielo chiedi direttamente non ti risponde, però non c'è bisogno, perché la cosa è vai tu,
io ti sto dando un semino, vai a capire, vai a vedere che è sto centro di carità permanente, vai a scoprire, quindi già un'attitudine per l'ascoltatore non più passiva ma attiva, già questa è una cosa interessante, ma proprio ripeto, l'operazione in sé per sé ha una natura strettamente gurdjieffiana. Le altre, la voce del padrone è una metafora che ha a che fare con un'altra parte delle idee di Gurdjieff, che è legata alle tipologie di uomo, quindi da questa cosa che io vi ho detto si trasferisce su un discorso più legato alle tipologie di uomo, quindi uomini che lui nomina come uomo numero uno, un uomo numero due, un uomo numero tre, eccetera, eccetera, dicendo che noi siamo uomini ad uno stato evolutivo, ad uno stadio evolutivo non completo, e così come siamo per natura possiamo essere solo le prime tre tipologie di uomini, che sono l'uomo di corpo, cioè l'uomo istintivo, quello che è più legato all'istinto, quindi magari chi di voi, io utilizzo sempre questo esempio, ma lo sono fatto da solo, per cui se l'ho capito io lo potete capire pure voi, l'uomo istintivo, che è quello che magari quando arriva al bar e c'ha fame mangia qualsiasi cosa, cioè la prima cosa che trova anche la rustichella fredda, l'uomo emozionale che invece arriva al bar ma deve trovare comunque la cosa, e l'uomo quindi più legato all'aspetto emotivo, preponderante, non che tutti gli uomini siano così netti, e l'uomo razionale che invece è l'uomo che programma, dice sì ma se adesso mangio questo poi dopo non mangerò a pranzo, quindi una persona più razionale, più legata al cervello. Questi tre uomini ne contemplano un quarto che è già uno stadio evolutivo differente. Mi fermo qui dicendo che queste quattro figure sono le figure di una metafora che è quella della carrozza, in cui compare questo termine della voce del padrone. Tutto questo, io, se vi interessa, se vi è sembrato divertente, se volete fare anche delle feste di compleanno, io lo faccio per i bambini, mi porto anche Nicolò, cioè è prevista questa cosa in cui usciamo anche dalla torta e parliamo di Gurdjieff, nudi. Come? Nudo. No, è per bambini. È per bambini, vabbè. No, tanto voglio dire, siamo praticamente come gli angeli. Sì. Almeno parlo per me. Sì, in effetti dei putti proprio. Chiudiamo questo discorso su Gurdjieff con un pezzo che penso sia il pezzo in cui compaiono più figure, che è Segnali di vita. Su Gurdjieff non hai detto niente. No, in realtà diciamo che anche per me è stata una scoperta, cioè un nuovo modo di vedere il disco, e in questo devo anche ringraziare Dario, perché io mi ero fermato ancora al punto di vista musicale, però sei molto più vecchio di me, quindi questo è vero. Diciamo che è anche tuo dovere. Il tempo cambia molte cose nella vita. Il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare, le meccaniche celesti. Rumori che
che fanno sottofondo per le stelle. Lo spazio cosmico si sta ingrandendo e le galassie si allontanano. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Case all'imbrunire, le luci fanno ricordare le meccaniche celesti. Grazie. Grazie. Lo streaming l'avevano tagliato, è a posto, non abbiamo problemi, se lo ricorderanno solo loro, ma noi negheremo. Io chiuderei dicendo che, appunto, penso che brevemente abbiamo illustrato quali possono essere, ripeto, io ho cercato di legarle molto a quelli che possono essere stati gli stimoli che il disco mi ha dato, quindi un disco prezioso perché ricchissimo di spunti da tutti i punti di vista ed è sicuramente uno dei dischi, ma in realtà fareste bene a sentire tutto Battiato perché male non fa, anche proprio per capire quel percorso che dicevamo inizialmente, come un artista che indubbiamente è riuscito a legare in maniera indissolubile il suo vissuto con quello che poi è stato la sua produzione artistica, declinata tra l'altro in svariati modi. Quindi un'altra cosa affascinante di Battiato è proprio questa, che è un riferimento in quanto quello che lui fa, appunto, come vi dicevo prima, la musica, soprattutto da questo periodo in poi, diventa per lui un mezzo, non un fine, e soprattutto diventa una naturale prosecuzione, uno dei modi in cui si può esprimere la sua esistenza. Quindi questo dal punto di vista artistico penso sia una stella polare da seguire, cioè fuggire dalla tentazione
di far sì che il disco sia qualche cosa legato solo ad un mestiere o a semplicemente, per carità, può essere una visione, però solo ad uno scopo ludico, ma legarlo in maniera indissolubile alla vita e far sì che appunto le due cose si compenetrino. E un'ultima osservazione che voglio fare è che è anche un disco che ha influenzato tantissimo e secondo me influenza tantissimo le nuove generazioni, molti si misurano con questo disco e ne ho parlato con tanti, per cui diciamo che mi hanno portato il loro feedback, per cui sicuramente è un disco come dicevano quando facevo economia, è un disco a fecondità ripetuta, quindi che riesce a distillare nel corso degli anni il suo valore. E un'ultima cosa che piace a me è che, perché non ci riesco mai nelle mie cose, è che è un'opera con un corpo definito, con una sua omogeneità, una sua coerenza di fondo, in cui sono 7 canzoni alla fine, no? Se uno ci pensa, anche all'epoca lo criticarono perché faceva i dischi brevi e lui rispose, vabbè, allora facciamo tanto a letto, no? Facciamola al chilo, la musica, che va bene lo stesso. Tra l'altro anche il 7, per chi è amante, mo che ho messo la pulce nell'orecchio dell'esoterismo, ci sono dei... è un'opera quindi, diciamo, non, con una sua coerenza, con una forza in cui niente è superfluo e tutte le canzoni nel loro insieme valgono più della canzone singola. Questa è una, veramente una cosa per me straordinaria che vedo in lui, l'ho visto in dischi di Lucio Dalla ed è insomma un punto d'arrivo. Ma penso che morirò con questo cruccio. Direi che è un disco che non invecchio, a differenza di te. Grazie, prego. Grazie. Però io... anche di me e di tutti. Uno potrebbe anche non invecchiare, per esempio, ma in un altro modo. Sì, infatti. Ma con la meditazione. Però sai, non è importante, questo è solo il tuo corpo fisico, non è importante. Infatti il punto è quello. Tra l'altro lo stai trattando malissimo. Comunque. Diciamo siamo in due. Okay. Comunque Battiato tra l'altro disse pure che la canzone si può essere semplice, insomma, intrattenimento, ma quando riesce a fare qualcos'altro, lui usa un termine molto forte che è cercare di far diventare una persona degna. Lui, cioè, quando la canzone, oltre che intrattenere, riesce, diciamo, a far raggiungere qualche altro obiettivo, diciamo che il gioco è fatto e dobbiamo continuare ad ascoltare musica e a fare tutte le altre cose proprio per cercare di ascendere. E da qualche altra cambiare, parte torniamo ai Blues Brothers. Anche il mondo può cambiare, come diceva, esatto, a questo punto Rocky 4. Un saluto, grazie per l'attenzione, grazie, ciao. Nicolò Carnesi, Dario Brunori, mamma come ci vuole.